che peccato, ci siamo rimasti male tutti in tribuna, pensavamo a un gol di Agostini. No, se no era troppo, dai. Vabbè, ci sono andato vicino la prossima molto volta. È stato bravo il portiere, però. Beh, sei stato bravo anche con Toni, dai. Sì, no, è stata una bella giocata, peccato, dai. La prossima volta, speriamo che gli passa sotto. Che Verona hai visto? No, un buon Verona. Stiamo facendo abbastanza bene, credo sia oggi che nelle altre amichevoli. Siamo a un discreto punto, ci siamo allenati bene, abbiamo lavorato tanto. Ora facciamo un paio di giorni di pausa e poi ci rimettiamo sotto. Senti, è un caso che abbiano segnato le quattro punte o c'è proprio un lavoro costante da parte anche del mister, da parte vostra, nella ricerca proprio dei terminali offensivi? Probabilmente non è un caso, è che quello è quello che proponiamo e oggi insomma credo che sia visto il risultato. Sono loro quelli che poi devono far gol per concretizzare il gioco di tutta la squadra. Allora, un buon Verona, però insomma magari contro un avversario che a tratti è sembrato modesto, adesso certo, si va... Quello senza dubbio, un avversario modesto, però sono test importanti perché comunque abbiamo tanto lavoro sulle gambe, non siamo al massimo e quindi diventa anche questo un test abbastanza impegnativo per la condizione fisica che abbiamo adesso e quindi siamo contenti. Ecco, adesso ci si riposa un po', poi nemmeno il tempo di assaggiare l'Austria, si va invece a fare un test molto più impegnativo con una squadra professionistica in Inghilterra che è sicuramente più avanti del Verona come condizione. Sì, credo che sarà tutta un'altra storia e poi vediamo quello che viene fuori. Parliamo di te, il tuo stato di forma è davvero incredibile, insomma anche oggi hai confermato lo stato di forma delle tre amichevoli precedenti, stai benissimo. Sì dai, mi tocco. No, per ora non mi lamento, dai, va tutto bene, sono riuscito a fare tutto il ritiro molto bene, quindi sono contento perché comunque ho una certa età, quindi bene così, dai, va bene. Senti, al tuo posto Mandolini ha fatto entrare in campo Momo Fares, un giocatore offensivo che in questo caso si riadatta. Come ti è sembrato dal tuo punto di vista, dal punto di vista del titolare? No, l'ha provato qualche volta in allenamento, ha fatto sinceramente molto bene, no? Non mi aspettavo, è un ragazzo che ha grandi doti, grandi qualità e chiaramente deve maturare, giovane, però lo vedo bene. Infine... È finito la prima parte del ritiro a Racines, un consuntivo di tutto quello che è successo, di come vi siete allenati, di come è stato il clima? No, credo che è andato tutto alla perfezione, ci siamo allenati molto bene, il clima non è stato bellissimo, però un pochettino secondo me ci ha anche aiutato perché siamo stati quasi tutte le mattine a correre, era abbastanza fresco e questo insomma ci ha aiutato perché vi ricordo l'anno scorso è stato molto più caldo e mi ha fatto tanta più fatica e adesso niente, ci prendiamo questi due giorni e poi continuiamo il lavoro. Tanti giovani in questo Verona, quanto conta Agostini per il loro inserimento? No dai, spero molto nel senso che è sempre un piacere dare un consiglio, dare una mano a un giovane che ti ascolta e stima di te, questo veramente tante volte ti gratifica molto. Però volevo dire un'altra cosa io, non so se avete visto quelle magliettine quando siamo entrati, quello è stato un gesto della squadra per Lele, per Moras che sta attraversando un momento, chiamiamolo delicato, e quindi noi tutti gli auguriamo che ne possa uscire lui insieme al fratello al più presto e gli faccio un grosso in bocca al lupo da parte mia e di tutta la squadra. L'avete sentito? Io l'ho sentito per messaggio, ho fatto l'in bocca al lupo e spero di vederlo presto qui con noi e che tutto si risolva per il meglio.